come facciamo allora a insegnare ai bambini a non incorrere in pericoli? Voglio dire, al di là delle protezioni fisiche, noi quali insegnamenti possiamo dargli? È molto difficile dare un insegnamento così rigido perché il bambino piccolo non conosce il senso del pericolo, non ha la sensazione proprio, ed è per questo che è maggiormente esposto. Per cui è necessario avere un atteggiamento proprio di prevenzione e non aspettare che sia il bambino a scoprirlo e poi bloccarlo, perché spesso non si riesce a fare in tempo e il bambino non è detto che capisca immediatamente che il divieto è un divieto assoluto.